Game Stories per un'altra puntata. Quest'oggi c'è Simone Pecorini, benvenuto. Buongiorno. Quest'oggi parliamo di Tottenham, stai tranquillo, non è l'andata, facciamo vedere il ritorno. Partiamo proprio da lì, insomma. Quanta voglia avevate, quante motivazioni avevate quando siete entrati in campo in questa partita per cancellare il risultato e prestazione dell'andata? Vabbè, era, cioè, penso che qualsiasi giocatore che prende una batosta del genere, penso che non aspetti altro che vendicarsi, perché comunque sapevamo che noi non eravamo la squadra di quella partita lì dove era girato tutto storto e quindi volevamo appunto rifarci. Quanto ci siete rimasti male paradossalmente per il risultato finale di questa partita, perché tra poco rivedremo gli highlights, il computo delle occasioni da gol è qualcosa tipo 12-2, sì, li avete, sì, massacrati, sì, dal punto di vista, gli avete proprio ridato dal punto di vista del gioco l'umiliazione dell'andata. Vi è mancato qualcosa sotto porta? Sì, avevamo fatto una partita non perfetta perché alla fine abbiamo pareggiato, però quasi perfetta con 1000 occasioni da gol e però beh, purtroppo poi avevamo pareggiato, che però comunque mi ricordo che in quel periodo dove eravamo appena usciti dalla Coppa Italia con la Fiorentina ai rigori, avevamo perso col Bologna in campionato, cioè questa partita qua poi era servita perché comunque per mi ha ridato morale. Esatto, per dimostrare anche magari chi fuori dal campo magari un po' ci criticava che noi eravamo e siamo una grande squadra. Vediamo allora questa grande squadra all'opera e poi torniamo qui in studio per commentare Inter-Tottenham, era l'8 dicembre. Si parte! Longo controlla un bel pallone, Duncan, ottimo, il pallone per Romano che è solo di fronte al portiere, Romano, la palla fuori, qualcosa di più di un calcio di rigore sbagliato da Andrea Romano al terzo minuto, va adesso Romano a cercare di servire Bessa, ancora Bessa, posizione regolare, attenzione, alza la testa, Bessa entra in area di rigore, la palla dentro, Longo anticipato in maniera decisiva da Veljković, attenzione allo schema di Daniel Bessa, dalla bandierina di destra il calcio di Bessa sul secondo palo, non ci arriva nessuno, può mettere giù il pallone Pecorini, attenzione Pecorini ci prova, la conclusione, la grande parata e poi da due passi non ci arriva Chisela, chiedono forse un calcio di rigore in nostri, Koulibaly si ferma Livoriano, attenzione a Pritchard solo in area di rigore, viene servito sempre il numero 7 del Tottenham, il tentativo murato ancora Tottenham in area di rigore con Pritchard, ma l'Inter è brava nella circostanza, qui il retropassaggio un po' rischioso di Don Bax, rischia tantissimo il portiere del Tottenham, Bessa in area di rigore, favore un avversario, Bessa la parata in qualche modo da parte di Miles che stava combinando un pasticcio, si dispera Daniel Bessa, attenzione a Daniel che alza la testa, cerca di servire Longo, il pallone arriva sulla sinistra dove c'è Alborno che entra in area di rigore, Alborno mette giù la sfera, la mette in mezzo, Pecorini! Inter in vantaggio, il gran gol di Pecorini sull'azione dalla sinistra di Rodrigo Alborno, Inter meritatamente in vantaggio dopo 16 minuti, il cross in area di rigore di Alborno, l'inserimento perfetto di Pecorini che batte a rete di prima intenzione, l'Inter passa meritatamente con Pecorini che da terzino destro è andato a fare un movimento da centrocampista col fiuto del gol. Qui rivediamo Longo che lascia intelligentemente il pallone ad Alborno. Perfetto il cross del paraguayano. Perfetto anche l'appoggio, la volée da parte di Pecorini. Inter 1, Tottenham 0. Attenzione al pallone sul secondo palo. Il colpo di testa da parte di Chisela. Poi Longo in rovesciata. La palla sul fondo. Mamma mia. Samuele Longo ha provato il gol da copertina. Pericolo ancora Kane all'altezza della tre quarti. Prova a servire Koulibaly. Si ferma Livoriano. Vince un rimpallo. Ancora Koulibaly in area di rigore, Di Gennaro la mette giù e il pareggio del Tottenham con Pritchard sulla ribattuta di Di Gennaro, assolutamente immeritato. Per cui vediamo Koulibaly che ha vinto un rimpallo, ha esploso un destro, Di Gennaro è riuscito a deviarlo sulla ribattuta, però il più lesto di tutti è stato Pritchard. Allora Daniel prova a fare tutto da solo, passa in mezzo a tre avversari, attenzione a Bessa, il pallone dentro in area di rigore, Longo lo stop, poi Romano mette giù la sfera, Romano la palla sul sinistro, il calcio di Romano, palla che resta viva, Longo può andare, Longo, la grande parata di Miles, Inter vicina ancora al vantaggio, ha già recuperato il pallone dell'Inter che ci prova adesso con questa palla lunga in verticale per Longo che ha tre avversari da fronteggiare, ci prova Longo, attenzione l'azione fantastica di Longo che poi esplode, una cannonata che termina sul fondo, il direttore di gara dice anziché non c'è più tempo, 1-1 per questa prima frazione, poi ancora Duncan, il pallone sul secondo palo, Romano, l'aggancio di Romano, la palla dentro, Longo, il pallone si spegne in calcio d'angolo, un'altra occasione clamorosa per l'Inter, Krišetić, la palla ancora per Pecorini, attenzione, alza la testa il numero 2, il
la perfetta combinazione con Romano. Pecorini la mette dentro, Longo, la palla fuori, un'altra occasione colossale per l'Inter, da due passi Samuele Longo di testa. E Crisetti già ruba il pallone, andiamo noi in ripartenza questa volta con Duncan che tenta di innescare Longo, bello il lancio, se ne va Longo, uno contro uno con Vujkevic, due contro sei, vediamo Longo, prova a fare tutto da solo in area di rigore, doppio passo, Longo si ferma, la mette in mezzo e la parata ancora una volta da parte di Miles e la palla che termina in calcio d'angolo di nuovo. Il pallone che sta per essere calciato da Bessa sul secondo palo, esce in qualche modo Miles che smanaccia, pallone che termina l'MLM verso un altro calcio d'angolo. Il controllo del nostro numero 9 che poi tiene a distanza il proprio marcatore, non c'è nessuno però ad aiutarlo, Longo deve fare tutto da solo, perde il passo, va giù, tutto regolare, ancora Longo in area di rigore, attenzione Longo, il pallone dentro, non ci arriva, poi Bessa e la palla termina incredibilmente fuori, non c'è arrivato Romano per un centimetro, sorride qui Daniel Bessa, un'altra occasione colossale però per l'Inter. Attenzione alla ripartenza del Tottenham con Pritchard, su di lui Crisetti, non lo molla Lorenzo, non c'è fallo dice il direttore di gara, può ripartire l'Inter con Lorenzo Crisetti che alza la testa, serve Bessa, attenzione a Daniel, il pallone per Romano, il controllo del numero 7, la mette in mezzo, la palla per Alborno che tenta il gol dell'anno col sinistro al volo, Rodrigo Alborno, la palla che termina sul fondo, gli applausi del pubblico. Attenzione a Duncan che se ne va sulla sinistra, buona azione dell'Inter, Duncan alza la testa, sempre Duncan, prova a fare tutto da solo, resiste una carica, Duncan in area, Duncan la rimette in mezzo, Bessa, Benassi si fa vedere, può andare al tiro Benassi, la mette giù, sempre Benassi, la rimette in mezzo, allontana la difesa del Tottenham, ancora Benassi, non è finita l'azione dell'Inter, la palla dentro per Bessa, posizione regolare Bessa, poi il fuorigioco invece con lo sbandieramento dell'assistente del direttore di gara, calcio di punizione per l'Inter, 38esimo, continuano gli assalti nerazzurri, il pallone calciato da Daniel Bessa all'altezza del dischetto, il colpo di testa, traversa, incredibile, un'altra occasione, Samuele Longo ha colpito la traversa, incredibile al 39esimo, forse spazio per l'ultima azione nerazzurra, vediamo se c'è il tempo. Baie per Crisetti, bisogna lanciare lungo, Lorenzo prova a fare tutto da solo, attenzione a Crisetti che porta palla, sempre Crisetti, la palla filtrante per Bessa, Longo in area di rigore, l'ultimo assalto, Longo si ferma, Longo la parata da parte di Miles, quest'oggi non è giornata per Samuele Longo, finisce cioè, durava così. Quasi più gli highlights della partita, quante occasioni avete avuto? 10, 15? Tantissimo. Impressionante, impressionante come vi siete trasformati, tu eri in campo in quel famoso 31 agosto, 7-1, ok, immaginiamo cosa vi siete detti negli spogliatoi, tornate lì e dite ok, quest'anno in Europa limitiamo i danni, no? Sì, cioè, dopo quella partita, vabbè, anche se cioè, dire che eravamo comunque un'altra squadra perché mancavano diversi giocatori che erano ancora con la prima squadra in quel periodo, poi dopo vabbè, quella sconfitta ovviamente il morale era quello che era, però siamo stati bravi a reagire e poi a far molto bene nelle partite successive. Tu lì hai giocato davanti alla difesa, poi invece ti ha reinventato Andrea Stramaccioni, si può dirlo, terzino destro, com'è andata un po'? Perché qualche partita l'hai giocata nella fase intermedia come interno di destra del centrocampo, poi invece l'invenzione del terzino, com'è andata? Ne avete parlato? Sì, io vabbè, inizialmente in ritiro nelle prime amichevoli facevo l'interno, solo che ovviamente davanti avevo cioè Roma e Duncan, e Duncan che, sì. Che sono fortissimi e quindi il mister poi mi aveva detto che mi voleva provare davanti alla difesa e niente, mi aveva provato, stava andando abbastanza bene fino a Tottenham dopo, dove abbiamo preso l'imbarcata e poi prima di una partita di Coppa Italia con l'Ascoli mi ha detto che mi voleva provare terzino e tu cosa hai detto? No, io cioè, ti dirò che siccome avevo già giocato in nazionale, però da terzino sinistro non ero preoccupato. Ovvio che magari passi da centrocampo a terzino e dici è un ruolo un po' dove ti puoi mettere meno in luce, però invece... Poi io lì mi sento di dire questa cosa, ovviamente è un paragone che fa soltanto capire il tipo di gioco, non il tipo di giocatore, ti auguriamo di fare la stessa carriera, però soprattutto in questo periodo della stagione... ricordavi un po' nelle movenze, nel modo di attaccare la profondità, un terzino destro dell'Inter del piano di sopra. Ovviamente il modello immagino che sia quello per un certo Maicon. Se sono sincero, non ho un terzino destro da cui prendo esempio. Tu dici.
Sì, perché forse essendo sempre stato centrocampista, i miei idoli sono i centrocampisti. Ti ispiravi ai centrocampisti? Sì, però beh, ovvio che poi quando guardo le partite sto attento a quello che fanno, però non ho, diciamo... Perché davi l'impressione di avere lo stesso, ovviamente fatte le debite proporzioni, questo... Sì, perché, vabbè, ovviamente. Diciamo anche a chi ci ascolta, non scrivete il nuovo Maicon perché è ancora presto, il ragazzo è ancora giovane. Però lo stesso tipo di interpretare anche fisicamente il ruolo, cioè anche lui è molto fisicamente importante... Palla al piede andava, tu andavi anche, si è visto soprattutto in un'azione a un certo punto, quando ci hai detto prima, uno dei tanti cross che ho azzeccato in stagione, no? No, uno dei pochi. No, non è vero. Però insomma, avevi anche questo modo di muoverti senza palla, di interpretare il ruolo in una maniera molto offensiva, perché poi sì, di fatto sì, sei quasi più offensivo da terzino che non da, da centrocampista. Sì, perché probabilmente partendo da dietro, diciamo, a volte posso sorprendere la difesa, perché non è che ho un gran dribbling, quindi punto tutto sull'inserimento e... Secondo te può essere questa la sliding door della tua carriera? Ah, a detta di tutti, a parte che vabbè, ho fatto solo un anno da terzino, quindi poi ovviamente bisogna affermarsi poi col tempo. Però a detta di tutti, cioè, mi vedono bene in quel ruolo, meglio rispetto al centrocampo, quindi se lo dicono in tanti evidentemente è la verità. Adesso ci giriamo un attimo, c'è qui una coppa. Che cosa pensi, che cosa... provi guardandola, ripensando alle partite, qual è stato il momento più bello legato alla Next Gen Series? Ah, il momento più bello è stato... Beh, ci sono stati tanti, dalla partita di Eindhoven, dove abbiamo passato il girone, a Lisbona, alla vittoria con Marsiglia, fino all'impresa con l'Ajax. Ogni partita ha trasmesso emozioni belle, però diverse, perché ogni vittoria è stata differente. Niente, vedendo quella coppa mi viene in mente un gruppo fantastico e... Perché poi anche questo va detto, eravate un felice mix di giocatori arrivati quest'anno. Qualcuno è arrivato gli anni scorsi, qualcuno invece... tu da quando è che hai iniziato all'Inter? Io ho fatto tutta l'altra fila a partire dai Pulcini. Vabbè, poi insomma... Sì, questo qua è la decima stagione che faccio... Cioè sei praticamente un veterano. Sì. Primo allenatore chi era stato? Primo allenatore è stato Casiraghi, che e è ancora qua ad allenare i Pulcini. Poi ho avuto Rusca e poi tutta l'altra fila. Chi è stato il più importante da questo punto di vista? Da quello, non so, più umano, diciamo, che calcistico? Ma guarda, sia Casiraghi che Rusca, vabbè, forse perché sono stati i primi, diciamo, veri mister che ho avuto e sono quelli a cui, diciamo, mi sono affezionato di più. Che infatti c'ho anche un bellissimo rapporto anche adesso. Poi, vabbè, ovvio che ogni allenatore ti trasmette qualcosa di diverso. Però posso dire quei due che... Ti aiuta in campo a avere dei riferimenti, non so, penso ad Andrea Romano, ti ha aiutato in questa stagione a Lorenzo, insomma, avere persone con cui giochi da tanti anni e che trovi ormai quasi a occhi chiusi. Vabbè, sì, sicuramente poi con la scusa che Roma è stato spostato, diciamo, da finto esterno e sicuramente... Spesso era lui l'interlocutore per 1-2 piuttosto che... Infatti sicuramente questo, il fatto che giochiamo da ormai 5 anni insieme, mi ha aiutato. Andrea Stramaccioni una volta scherzando ci ha detto quasi che insomma la società doveva in qualche modo ringraziarlo per come ti aveva trasformato, per come ti aveva dato nuova energia cambiandosi di ruolo. Che cosa ti ha dato il mister? Quanto è stato prezioso per te se ti aspettavi che finisse così presto quantomeno ad allenare una squadra importante? Vabbè, il mister io posso solo che dire grazie perché appunto mi ha cambiato ruolo e ogni partita lui mi è sempre stato vicino, nel senso che magari veniva lì, mi dava consigli sull'attaccante di come giocare, stare vicino, pressarlo, non farlo girare. Non tutti gli allenatori lo fanno, alcuni ti dicono giochi lì e ti devi arrangiare, poi se fai male ti mettono fuori. Lui invece insieme a Mister Sasso erano sempre pronti ad aiutarmi, a darmi consigli e quindi... Eravate tranquilli voi, l'impressione era che sapevate cosa fare. Sì, perché Stramaccioni è un maniaco dei dettagli e tu entravi in campo ed eri pronto a tutto, ma veramente tutto. Grazie allora a Simone Pecorini, Next Gen Stories, torna come sempre settimana prossima con un altro protagonista e un'altra partita da rivedere.